6 bimbi indiani, 7 bimbi, 8 bimbi, 9 bimbi indiani, 10 bambini indiani. 10 bimbi, 9 bimbi, 8 bimbi indiani, 7 bimbi, 6 bimbi, 5 bimbi indiani, 4 bimbi, 3 bimbi, 2 bimbi indiani, un piccolo bambino indiano. Bimbi 6 bimbi indiani, 7 bimbi, 8 bimbi, 9 bimbi indiani, 10 bambini indiani. 10 bimbi, 9 bimbi, 8 bimbi indiani, 7 bimbi, 6 bimbi, 5 bimbi indiani, 4 bimbi, 3 bimbi, 2 bimbi indiani, un piccolo bambino indiano. Saltano sul letto.
letto. Johnny Johnny? Sì, papà! Johnny Johnny? Sì, papà! Mangi i dolci? No, papà! Dici bugie? No, papà! Apri la bocca! Johnny, Johnny! Sì, papà! Mangi dolci? No, papà! Dici bugie? No, papà! Apri la bocca! Da una fattoria, ia ia oh, e all'interno ha una mucca, ia ia oh, con un mummu qui ed un mummu là, qui un mu lì un mu dappertutto mummu. Old MacDonald ha una fattoria, ia ia oh. Old MacDonald ha una fattoria, ia ia oh, e all'interno ha un maiale, ia ia oh, con un oink oink qui ed un oink oink là, qui un oink là un oink dappertutto oink oink. Old MacDonald ha una fattoria, ia ia oh. Old MacDonald ha una fattoria, ia ia oh, e all'interno ha un cavallo, ia ia oh, con un nei nei qui ed un nei nei là, lì un nei là un nei dappertutto nei nei. Old MacDonald ha una fattoria, ia ia oh. Old MacDonald ha una fattoria, ia ia oh, e all'interno ha un pollo, ia ia oh, con un clac clac qui ed un clac clac là, lì un clac là un clac dappertutto clac clac. Old MacDonald ha una fattoria, ia ia oh. Old MacDonald ha una fattoria, ia ia oh, e all'interno una paperella, ia ia oh, con un quack quack qui ed un quack quack là, qui un quack là un quack dappertutto quack quack. Old MacDonald ha una fattoria, ia ia oh. Oh no! Sta piovendo! Svegli tutti quanti, entrate in casa! Giorno, noi bambini vogliamo giocare, vai e non farci aspettare.
andar via, piovi tutto il giorno. Il papà vuole giocare, ora impara come fare. Guarda, ha smesso di piovere! Urrà! Pioggia, pioggia, andata via, tornerà un altro giorno. Ora è il momento di giocare sotto questo caldo sole. Dewey, non giocare con il cibo, tesoro. Ricordi che ti abbiamo insegnato? L'ABC? No. 1, 2, 3? No, Dewey. Penso che sia arrivato il momento di ricordarti come si mangia la cena, Dewey. Il cucchiaio. Il cucchiaio. E per la zuppa. E per la zuppa. È calda, fai attenzione. È calda, fai attenzione. Bevi la. Bevi la. Mastica. Mastica. Gnam, gnam, gnam. Gnam, gnam, gnam. Fino a che tu puoi. Fino a che tu puoi. E buttalo giù. E buttalo giù. Non con le dita, non con le dita. C'è la forchetta, c'è la forchetta. Prendi le verdure, prendi le verdure. Le ho prese, sì! Le ho prese, sì! Bevi un po' d'acqua, bevo un po' d'acqua. Non veloce! Non veloce, fai un sorsin, faccio un sorsin, proprio così, proprio così. Dewey, guarda che faccio. Usa il tovagliolo, le maniche no, le maniche no. Attorno alla tua bocca, attorno alla mia bocca. Ora sei pulito, ora sei pulito. Aspetta un minuto, Dewey, non abbiamo ancora finito. Che c'è? Dopo cena, dopo cena. Lava le mani, lavo le mani. Strofina le dita, strofino le dita. Pulita ora sei, pulita ora sono. Wow, c'è così tanto da ricordare! Bene ragazzi, è sabato! Sapete cosa vuol dire? Giorno di gelato! Noi andiamo alla fiera, noi andiamo. Prenderemo ciò che vogliamo, il gelato mangiamo. E gli zuccherini? Certo! E vaniglia con sciroppo di fragola per me, per favore! Sembra delizioso! Gelataio, gelataio, sei il miglior gelataio. Possiamo avere i nostri gusti, quelli che preferiamo. Vaniglia con fragola, vorrei questo per me e per me. Cioccolato con gli zuccherini. Il giorno del gelato. Preferito, se anche tu ami gelato, vieni a mangiarlo con noi.
faccia male. Gelataio, gelataio, sei il più dolce dei gelatai. Ti chiederei un piccolo gelato per mamma e per papà. Possiamo condividere un po' di gelato in un cono. Questo è sufficiente per noi, è così gustoso. Il giorno del gelato è il giorno preferito. Bene ragazzi, è ora di tornare a casa. Grazie mamma e papà per il giorno più bello di sempre. Andiamo a fare un tuffo in piscina. Impariamo a galleggiar, mettiti di schiena, come una barca che galleggia, grande hai talento. Sì, nuota, nuota, trattieni il fiato, dai, sotto l'acqua, e torna su ancora. Calcia, muovi le gambe, muovi le su e giù, stendi le gambe, punta le dita, bravo, hai imparato. Oh, wow. Muovi, muovi, muovi le braccia, muovi le su e giù, gomiti alti, avanti, avanti, bimbi sapete nuotare ora. Yeah. Nuota, nuota nella piscina. Che cosa, Dewey? Il mio piccolo treno, qualcuno l'ha rubato. Sono sicuro che è qui da qualche parte. Ho guardato dappertutto, qualcuno l'ha rubato. Chi ha rubato il mio giocattolo? Polly ha rubato il mio giocattolo. Chi? Io? Sì, tu. Ma non è vero. Allora chi? Sono troppo grande per rubarti i tuoi giocattoli, Dewey. Chi ha rubato il mio giocattolo? Polly ha rubato il mio giocattolo. Chi? Io? Sì, tu. Ma non è vero. Allora chi? Che cosa vuoi che faccia con i tuoi giocattolini, Dewey? Ha rubato il mio giocattolin. Lola ha rubato il mio giocattolin. Chi? Io? Sì, tu. Ma non è vero. Allora chi? Chi ha rubato il mio giocattolin? Turbo ha rubato il mio giocattolin. Chi? Io? Sì, tu. Ma non è vero. Allora chi? Chi ha rubato
rubato il mio giocattolin. Fizi ha rubato il mio giocattolin. Sì, tu. Allora chi? Chi ha rubato il mio giocattolin? Dewey ha rubato il tuo giocattolin. Chi? Io? Sì, tu! Ma non è vero! Allora chi? Ops, non ci credo! È proprio là dove l'avevo lasciato! Scusatemi davvero, non sono stato molto carino! Posso un biscotto? No! Posso avere un hamburger? No! Posso mangiare una pizza? No! Posso avere un frullato? No, 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 no! Mami, 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 guardami il pancino, sento un mucchino, dammi un dolcino! Mami, 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 guardami il pancino, sento un mucchino, dammi un dolcino! Posso un? No! Posso un? No! Posso avere un? No! Posso un? No! No, no, no! Posso mangiare la torta? No! Versa un po' di latte, un po' di zucchero, mettilo nel frullatore e... No, no, no! Prendi una fetta di pane, stendi la marmellata, spalma un po' di formaggio. No, 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 no! Mami, 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 guardami il pancino, sento un mucchino, dammi un dolcino! Mami, 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 guardami il pancino, sento un mucchino, dammi un dolcino! Posso un? No! Posso un? No! Posso la? No! Posso un? No! No, no, no! Mamma, mamma! Boom, boom, boom! Dai, dai, dai! Gnam, gnam, gnam! Mamma, mamma! Boom, boom, boom! Dai, dai, dai! Gnam, gnam, gnam! Tu mi svegli, mi fai la doccia, mi fai andare a scuola, ore e ore, sullo scuolabus, non li dico mai! Seguo le lezioni, pulisco la camera, faccio i compiti, scrivo la bici, sistemo i giocattoli come mi hai detto! Mami, 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 guardami il pancino, sento un mucchino, dammi un dolcino! Mami, 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 guardami il pancino, sento un mucchino, dammi un dolcino! Posso un? No! Posso un? No! Posso un? No! Posso un? No! No, no, no! Possiamo mangiare un po' di spinaci? Mamma, ho la bua, bua, bua. Ho picchiato il ginocchio e mi fa male. Ouch. La laveremo con l'acqua, perché con l'acqua la lava meglio. Ecco qui una ghiaccio, ghiaccio. Perché il ghiaccio? Per non farlo gonfiar. Ecco qui una benda, benda, benda. Ecco qui un bacino, amore, aiuta un po'. Sì, papà, molto meglio, grazie. Due. Ecco qui una benda, benda,
c'è bimbo più dolce qui in città. Dormi, dormi, bel bambino, mamma e papà sono qui vicino. Siamo le forme! Ci puoi vedere dappertutto! Sono un quadrato, puoi vedermi dappertutto! Io ho quattro lati perché sono un quadrato! Sono un cerchio, rotolo qua e là! Non ho nessun lato perché sono un cerchio! Siamo le forme! Ci puoi vedere dappertutto! Sì, siamo le forme! Sono un rettangolo, sembro un quadrato un po' più lungo. Anch'io ho quattro lati, ma sono un rettangolo. Sono una stella, e brillo su nel ciel. Ho cinque braccia a punta perché sono una stella. Sono un cuore, sono rosso un po' rotondo. Porto sempre tanto amore, perché sono un cuore. Sono un diamante, puoi trovarmi su un anello. Trasparente, luccicante, io sono un diamante. Noi siamo le forme, ci puoi vedere dappertutto. C'erano una volta tre orsi bruni che vivevano nei boschi scuri. Per far raffreddare la zuppa fecero due passi nel quartiere. La zuppa è troppo calda! Lungo il sentiero attraverso i boschi arrivò una bambina. Non distingueva il bene dal male, si chiamava Riccioli d'Oro.
Salve, c'è qualcuno in casa? Nella cucina sopra il tavolo lei vide tre ciotole. Afferrò una sedia e velocemente si arrampicò. Zuppa! Assaggia dalla ciotola di papà. Che schifo, è troppo caldo! Assaggia da quella della mamma. Che schifo, è troppo fredda! Assaggia da quella del bimbo orso. Questo è il sapore perfetto! Afferra il cucchiaio e velocemente lo mangia in un sol boccone. Guarda quelle comode sedie a dondolo! Si sedette sulla sedia di papà. Questa è troppo dura! Poi provò quella di mamma. Questa è troppo morbida! Si sedette su quella del bimbo. Questa sembra perfetta! E si dondolò fino a romperla ed ebbe molta paura. Au! Guarda quei comodi letti! Si sdraiò sul letto di papà. Questo è troppo duro! Poi provò quello della mamma. Questo è troppo morbido! Si sdraiò su quello del bimbo. Questo sembra perfetto! Si rannicchia sotto le coperte e spegne anche la luce. Buonanotte! Qualcuno ha mangiato dalla mia ciotola! Disse papà orso. Qualcuno ha mangiato dalla mia ciotola! Disse mamma orso. Qualcuno ha mangiato dalla mia ciotola e non ha lasciato niente per me! Il piccolo orsetto era triste, molto, molto triste! Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Disse papà orso. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Disse mamma orso. Qualcuno si è seduto sulla mia sedia e l'ha rotta tutta! Il piccolo orsetto col cuore a pezzi iniziò a piangere. Qualcuno ha dormito nel mio letto! Disse papà orso. Qualcuno ha dormito nel mio letto! Disse mamma orso. Qualcuno ha dormito nel mio letto ed è ancora lì! Riccioli d'oro si svegliò e vide tre orsi arrabbiati. Non così in fretta, disse papà orso. Faremo meglio a parlare. Sono molto dispiaciuta, disse riccioli d'oro. Riccioli d'oro e l'orsetto divennero amici. E questo, mio piccolo Dewey, è la fine della storia. Grazie, mamma. Papà, sei pronto? Zack, la pianta di fagioli magici, quanto mi piace! Ok, Dewey, la leggiamo! Il piccolo Zack e la mamma sono senza cibo e così Zack scambiò delle mucche con un uomo per i suoi fagioli. Piantali nel giardino, riceverai una grande sorpresa. E proprio così una pianta da lì crebbe fino al cielo. Sì, lei crescerà ed arriverà a toccare il sol. Una gran magia sarà, mi arrampicherò, sembra divertente. Così Jack sorpassò le foglie e un castello ora c'è. Ma quando ci arrivò, che cosa scoprì? Un gigante, proprio così. Faccia a faccia si scontrò con il gigante che lo voleva mangiare per colazione. Paura e fremito!
merda che c'è qui. Un bambino gnam gnam gnam, non scappare via, ti mangerò, sì, vieni qui. Il gigante grugni, ma lui si libera e lo senti sbraitar. E poni le uova, sciocca gallina, e non dirmi di no. Il gigante punto un'arpa con una triste faccia che suonò una musica che lui ordinò, e così tutto il mondo scioccò. Vieni qui, ti prenderò, il mio lavoro finirò, sì, ti mangerò a colazione, gnam gnam gnam. La musica però lo addormentò e Jack così scappò. Scese tu dalla pianta veloce e la sua ascia prese con sé. Tagliò l'arbusto a metà e il gigante cadde giù. Così anche la gallina e l'arpa poi, mentre il gigante scomparì. Jack riuscì a scappar da quel gigante che non sa cosa ha perso poi. Gallina ed arpa, amici suoi. La gallina poi le uova d'oro covò e Jack la mucca ricomprò. Così l'arpa sorrise e a cantar cominciò. Senti un po', wow! Un party organizzarono con i vicini pure, sì. Così Jack famoso diventò e tutti lo conobbero. La mamma Jack finalmente salvò. Festa grande sarà, torte e latte a volontà. Ok, Dewey, hai mai sentito la storia del leone e dei topolini? È una storia molto importante sulla gentilezza e sull'amicizia. Papà, raccontaci la storia! Va bene, fa più o meno così. C'era un bel dì, un grande leone che, dormendo nella tana, fu disturbato, sai, due dolci topolini gli pestaron poi la coda. Ops, mister leone! Topolino urlò, il grande leone lì lo catturò. Ah, tu mi hai svegliato, Topolin, ti mangerò. Oh no, mister leone, aspetta un poco, dai. Lasciami andare e ripagato tu sarai. Cosa? Mi stai prendendo in giro, vero? Devo credere che tu, un topolino, mi ripagherai un giorno? Certo che sì, mister leone. Come ho detto, sono davvero molto gentile. Sì, è molto gentile. Lascerò andare, ma nessuno lo deve saper, perché sono il più forte, in un boccon ti mangerei. Leone, un giorno sai, io ti ripagherò. Lui le promesse, sai, mantiene più che mai. Beh, va bene allora. Ah, Topolino. Ah. Così il grande leone ha lasciato che i due topolini se ne andassero per la loro strada. Ma questa non è la fine della storia. Ascolta che cosa è successo dopo questo episodio. Il grande leone a caccia era un dì, ma poi di un cacciatore preda lui finì. Ruggiva in quella rete e i topi erano lì. La voce del leone è in pericolo, saranno i guai. Andiamo! Il leone preoccupato andava su e giù,
vedendo i topolini esclamò: fatemi uscire! Morsi i topolini, la rete presero. Salva ho la vita! Per questo ci sono gli amici. Adesso è meglio andare, amico. Piccolo, grande, forte o no, un amico io ce l'ho. Aiutarsi è bello, l'amico questo fa. Siamo grandi amici, per sempre siamo noi. Leone e topolini, siamo proprio degli eroi. Ti è piaciuta, Dewey? Proprio come te, me e Holly. Ci aiuteremo sempre a vicenda. Questa è la storia del bambino che urlava al lupo. Un bimbo birichino aveva delle pecorelle. Pecorelle, seduto sul selciato, lui cercava di non dormire, sai, per passare il tempo e divertirsi, divertirsi, divertirsi. Urlò al lupo ad alta voce: pecore in fuga, oh no! Aiuto! Al lupo! C'è un lupo che insegue la mia pecora, aiuto! Era uno scherzo, fa ridere, fa ridere, fa ridere. Così divertente che la gente uscì e lui rise poi così. Non vediamo il lupo, disse un contadino. Le pecore stan bene, di chi è lo zampino? Era uno scherzetto, niente di che. Non è un crimine, che male c'è? Sembrate tutti così spaventati. Un giorno passò e lui pensò, lui pensò, lui pensò: penso che lo rifarò, così io riderò. E così lui ancora un po' scherzò, lui scherzò, lui scherzò. Urlò al lupo, a tutti sai, pecore in fuga, oh no! Aiuto! Lupo! La mia povera pecora, aiuto! Ma era di nuovo uno scherzo in be. Ma perché? Ma perché? La gente poi di nuovo uscì, ma lui non era lì, e gridarono: non vediamo il lupo, dov'è? Le pecore stan bene, di chi è lo zampino? Era uno scherzetto, niente di che. Non è un crimine, che male c'è? Ma il ragazzino rise di nuovo, perché pensava che era stato divertente prendere in giro tutti gli abitanti ancora una volta. Poi un giorno mentre pascolava le pecorelle vide un lupo e si spaventò. Adesso chiamerò aiuto, pensò. Aiuto, aiuto! Al lupo, la mia pecorella, aiuto! Aiuto, aiuto, c'è il lupo qui! Il lupo qui, il lupo qui! È la verità, non lo scamperà! La pecorella, aiutate, venite qua! Aiuto, aiuto, c'è un lupo! Veramente, aiuto! I vicini lo sentirono gridar così, gridar così, gridar così. Pensarono fosse uno scherzo, sì. Bevvero un tè e non uscirono da lì. Un giorno poi rientrò in città, in città, in città. Gli abitanti arrivarono là e lui disse: a tutti voi chiedo carità. Scusate se vi ho mentito, ho finalmente imparato la mia lezione. Yay! Posso correre più veloce di te, più veloci di tutti e di ogni cosa. Oh, veramente? Allora, che ne dici di fare una gara? Che gara sia! Che divertimento! C'erano una volta una lepre e una tartaruga. Decisero di fare una gara solo per sfida.
La lepre era molto sicura di vincere, ma Arcibaldo la tartaruga pensò: questo non mi abbatterà. Hedwig la lepre è veloce e Arcibaldo è lento, rischio di non partire quando dissero pronti via. Chi va piano va sano e lontano come Arcibaldo. Non era molto scattante, ma sempre il massimo dà. La lepre come un proiettile corse veloce, la tartaruga per la sua strada aveva il suo obiettivo. Hedwig avrebbe vinto, si fermò così a dormire, perché Arcibaldo era lontano e avrebbe poi raggiunto. Chi va piano va sano e lontano come Arcibaldo. Non era molto scattante, ma sempre il massimo dà. Così la lepre si addormentò sotto un albero. Arci lo sentì russare, adesso lo può superare. Quando Arci tagliò il traguardo, tutti gridarono evviva! Hedwig sentì il rumore, bene bene, niente da dire. Chi va piano va sano e lontano come Arcibaldo. Non era molto scattante, ma sempre il massimo dà. Una medaglia d'oro per Arcibaldo. Ha barato, pianse e vince. Ha vinto in modo equo, con un passo lento e costante. Hedwig era triste, non ha vinto la gara, ma Arci lo incoraggia. Fai una faccia felice, è solo una stupida gara, una stupida battaglia. Ciò che conta è l'amicizia, il sistema non le cose. Chi va piano va sano e lontano come Arcibaldo. La tartaruga è arrivata prima e neanche correva. L'ambulanza, le ruote che girano, girano, girano. L'ambulanza, le ruote che girano. Aiuta la città! Ehi, Dewey, vuoi essere un'infermiera? Sta guidando l'ambulanza per la città, in caso qualcuno ne avesse bisogno. Sembra divertente, posso salirci anch'io? Vuoi essere un'infermiera? Certo! L'ambulanza è qui per aiutar. L'ambulanza è qui per aiutar. Aiuta la città. Che cosa fa questo? L'ambulanza, la sirena che fa wii-u-wii. L'ambulanza, la sirena che fa wii-u-wii. Aiuta la città. Guarda, Dewey, proprio lì. Dove? Là, qualcuno ha bisogno di aiuto. L'ambulanza ha le luci che fa blink, blink, blink. Blink, blink, blink. Blink, blink, blink. L'ambulanza ha le luci che fa blink, blink, blink. Aiuta la città. Non preoccuparti, il tuo orsetto si riprenderà presto. Questa è un'emergenza. Per favore, mandate subito un dottore. L'ambulanza, il clacson che fa pip, pip, pip. Pip, pip, pip. Pip, pip, pip. L'ambulanza, il clacson che fa pip, pip, pip. Aiuta la città. L'ambulanza, le ruote che girano, girano, girano. L'ambulanza, le ruote che girano, aiuta la città.
dei gelati e le ruote che girano, girano. Il carretto dei gelati e le ruote che van per la città. Oh oh, sembra proprio che inizia a piovere. Oh no! Tergi cristalli fan swish swish swish, swish swish swish, swish swish swish. I tergi cristalli fan swish 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 per tutta la città. L'autista del carretto va su e giù, su e giù, su e giù. L'autista del carretto va su e giù per tutta la città. Saranno tutti felici di vederci. Penso tu abbia ragione, Dewey. Ma papà, come sapranno che stiamo arrivando? Premi quel bottone e vedrai che succede. Il clacson del carretto fa ding-a-ling, ding-a-ling. Il clacson del carretto fa ding-a-ling per tutta la città. Il carretto dei gelati porta i dolci, sai. Dolci, sai. Più che mai. Il carretto dei gelati porta i dolci, sai, per tutta la città. Il carretto dei gelati ha le ruote che girano, girano. Il carretto dei gelati ha le ruote che van per la città. Chiamata al camion dei pompieri. C'è un'emergenza all'angolo tra la terza strada e la verde. Presto, presto. Siamo noi, team. Andiamo! Il camion dei pompieri ha le ruote che girano, girano. Il camion dei pompieri ha le ruote che van per la città. La radio del camion fa presto, presto. Presto, presto. Presto, presto. La radio del camion fa presto, presto. Per tutta la città. La sirena del camion fa woo, 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 woo. La sirena del camion fa woo, woo, per tutta la città. Le luci del camion fan flash, 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 flash. Le luci del camion fan flash, flash, per tutta la città. La scala dei pompieri va tanto in su, 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 su. La scala dei pompieri va tanto in su per tutta la città. Accendi la pompa, Dewey. Agli ordini. Il tubo del camion fa whoosh, 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 whoosh. Il tubo del camion fa whoosh, whoosh, whoosh per tutta la città. Il suo autista fa e dice ottimo lavoro, ottimo lavoro, ottimo lavoro. Il suo autista poi dice ottimo lavoro per tutta la città. Il camion dei pompieri ci aiuterà, ci salverà, ci
ci aiuterà. Il camion dei pompieri ci aiuterà. Per tutta la città, per tutta la città, per tutta la città.